Racconti di viaggio, il travel podcast di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il podcast dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Benvenuti su Racconti di viaggio, il podcast che vi porta in giro per il mondo e vi fa scoprire nuove destinazioni. Io sono Nadia Stacchiotti e oggi avrò il piacere e l'onore di intervistare una grandissima viaggiatrice nonché una mia carissima amica. Lei si chiama Eleonora Antonelli, è un Igers, su Instagram la trovate come Elo77Anto e vi consiglio subito di seguirla per scoprire i suoi viaggi e le sue stories. Ed è da poco tornata da un paese che spero presto di poter visitare e quindi la puntata di oggi sarà dedicata al suo ultimo viaggio, ossia alla Giordania. Allora, eccoci alla prima intervista che questa volta non sarà da remoto ma è vis-à-vis, quindi sono qui con Eleonora che ci racconterà del suo ultimo viaggio e so che sei un po' emozionata. Molto emozionata. Anche io, perché un conto è farla via Skype, un conto ad essere qui, ecco, vis-à-vis per la nostra intervista. Allora, Eleonora, tu sei da pochissimo tornata dal tuo ultimo viaggio e abbiamo nell'introduzione svelato dove sei stata, e quindi la prima domanda che vorrei farti è: raccontami con tre immagini il tuo viaggio in Giordania. Sì, allora, che cosa dire? Tre immagini così al volo. Posso dire sicuramente, ho ancora vivo il ricordo del caos di Amman, sì, perché comunque 6 milioni di abitanti, downtown soprattutto è piuttosto caotica, ma un caos che a me piace. In macchine, clacson? Assolutamente sì, poi la seconda immagine senz'altro il deserto. Quindi Wadi Rum, questo deserto roccioso, suggestivo. E magari il silenzio invece dall'altra parte. Dall'altra parte il silenzio, assolutamente, quindi questo contrasto. E come terza immagine posso dire le varie sfumature di blu del Mar Morto. Queste possono essere sì, sicuramente le tre immagini più forti che ho. Allora, quanto sei stata in Giordania e più o meno raccontaci qual è stato il tuo itinerario? Allora, io sono stata una settimana, da sabato a sabato, e sono... Partenza da Bologna, giusto? Partenza da Bologna, volo diretto su Amman. Quante ore il volo? Il volo sono 3 ore effettive, poi dovete considerare che, perlomeno nel periodo in cui sono stata, a febbraio, in Giordania c'è il fuso orario di 1 ora, quindi ok, quindi 3 ore effettive, in realtà poi quando si arriva sono arrivata dopo 4 ore rispetto alla partenza, all'imbarco. Una settimana, quindi atterrati ad Amman, sì. È stata la nostra, diciamo, base, perché poi da Amman, insomma, si raggiungono facilmente alcune mete. Per cui, primi 2 giorni ad Amman, terzo giorno Jerash, che è vista circa 1 ora a nord di Amman, e poi martedì siamo scesi verso sud e quindi siamo arrivati in macchina on the road, un bel on the road fino a Wadi Rum, al deserto. Sono circa 3 ore e mezzo di macchina, 4, quindi con soste varie. Il caos c'è anche fuori dalle grandi città? Come si guida, diciamo, in periferia o comunque fuori dai circuiti urbani? Fuori dal circuito metropolitano di Amman la guida è agevole. È agevole e scorrevole. Hanno un po', come l'Italia, un traffico di automezzi pesanti, una guida un po' spericolata, devo sportiva. Dire, molto molto sportiva, bisogna stare attenti, insomma, anche quando non esiste l'autostrada, in realtà è una superstrada, però insomma bisogna stare attenti. Ti ricordi i limiti di velocità com'è più o meno, quasi come in Italia? Non li rispettano. No, è che non sono segnalati, cioè io non ne ho visti, se non nel classico cartello a triangolo con attenzione attraversamento cammelli, quindi questo. E per così finire il tour, nel senso da Wadi Rum, siamo risaliti con sosta Petra, e poi da Petra abbiamo
i percorso. Oddio, no, abbiamo in realtà sì, tornati su Amman, ma percorrendo una strada diversa e quindi preferendo il lungomare, quindi una strada che costeggiasse il Mar Morto. Ok, più o meno, quindi avevo parlato di mete che sono conosciute, comunque delle Sì, tappe quasi obbligatorie, anche se non tutte, non dell'itinerario tutte. Giordania. Infatti io quello che vorrei chiederti, ovviamente so che l'hai studiato moltissimo questo viaggio e quindi sei andata molto preparata, non così allo sbaraglio, giusto? Assolutamente no, sì, esatto, preparato, studiato e sì, come dici tu, senza andare allo sbaraglio, no, sicuramente. Però che cos'è una... Cosa hai visto che non ti aspettavi della Giordania? Un aspetto che ti ha colpito? Allora, un aspetto, vabbè, laggiù ci sono molte contraddizioni, però un aspetto che non sospettavo è stato sicuramente trovare un paese attento all'ambiente, non in tutto, non hanno la raccolta differenziata, per esempio. Però ho trovato due aspetti che mi hanno colpito sotto appunto il profilo green. Moltissime auto sono ibride, se ne trovano molte, molte di più rispetto all'Italia. Questo perché ho saputo lì sul posto che il governo giordano da un paio d'anni a questa parte ha favorito l'acquisto di mezzi di trasporto ibridi, quindi agevolando l'acquisto in termini fiscali. E poi in diverse parti della Giordania le pale eoliche. Questo è un aspetto che mi ha colpito, ma forse mi ha colpito proprio perché in contrasto con tante altre piccole situazioni che non sono perfettamente green, ecco, in questo senso. Ci stanno lavorando. Ci stanno lavorando, è un paese che ha voglia di riscatto, sente fortemente questa cosa, un paese accogliente, ho trovato comunque un popolo orgoglioso, ma pronto a accettare la sfida internazionale, quindi riuscire ad accogliere un forte turismo. Negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, la Giordania ha visto crescere appunto sotto questo profilo del turismo internazionale, posso dire, perché ho incontrato molti italiani, molti europei, ma anche molti asiatici. Dicevi prima, ne parlavamo per preparare questa intervista, dei numeri, no? Ad esempio, solo Petra, quanti visitatori ha fatto nell'ultimo anno, mi dicevi, se non Allora, sbaglio? nel 2019 hanno registrato 1 milione di visitatori. Petra rimane chiaramente quello che per noi può essere Roma, nel senso una tappa imprescindibile, obbligatoria, obbligata e spettacolare. Poi magari approfondiamo. Sì, infatti volevo chiederti un po' di dettagliare Petra, perché poi potete vedere le foto nel profilo Instagram di Eleonora, che lo ricordiamo. E lo 77 Anto. Hai messo le storie in evidenza sulla Giordania? Sì, già Ok, fatto. quindi potete seguire tutto il viaggio, oltre alle foto che sta pubblicando. Allora, questo è un aspetto, nella mia ignoranza, che non pensavo della Giordania, perché pensavo che, di Petra, scusate, che pensavo che Petra fosse semplicemente l'immagine che noi tutti conosciamo, che anche è stata resa famosa dal film di Indiana Jones. In realtà, ascoltando un po' i tuoi racconti e vedendo le tue storie, ho scoperto che Petra è decisamente di più. Dici un attimo come è strutturato il sito, come funziona la visita. Assolutamente, assolutamente, questa cosa ha colpito anche me perché sì, è vero che avevo ed ho studiato prima, però ecco, poi mi sono lasciata però qualche sorpresa, perché altrimenti che gusto c'è, insomma, uno poi si studia l'itinerario, va a guardare dove può dormire, come spostarsi e cosa è meglio fare o non fare. Anch'io pensavo che Petra fosse niente più che la classica facciata Come si chiama esattamente quella di quel monumento lì? il tesoro The Treasury, e in realtà è l'ingresso alla città di Petra. Ecco, quello che l'immagine proprio iconica, no, di Petra non è altro che l'ingresso della città.
In realtà parliamo di un vero e proprio sito archeologico di centinaia di chilometri quadrati e vi do questo dato per intenderci, per farvi capire. Io sono stata all'interno del sito archeologico all'incirca 6 ore. E non sono riuscita a visitarlo tutto nei minimi particolari, nel senso che è anche impegnativo sotto il profilo fisico, soprattutto se andate nei periodi più caldi. Sì, più o meno tu sei stata, ricordiamolo, a febbraio e hai Sì, avuto una giornata non proprio caldissima, era piuttosto no, freddo, però sì. abbiamo alcune conoscenze, ad esempio, che salutiamo, ciao Marco, magari Ciao! ascolterai, che è stato giusto qualche giorno prima che invece stava a maniche corte, Stava a quindi. maniche corte. Sì, questo è anche un altro aspetto un po' della Giordania che non ha solamente una forte escursione termica diurna, ma insomma, se state una settimana in qualsiasi periodo andate, insomma, soprattutto febbraio-marzo o ottobre-novembre, portarvi più Più situazioni, più indumenti, stagioni più stagioni, esatto, 4 stagioni nella in una valigia in una settimana. settimana. Quindi immagino che d'estate la temperatura possa essere proibitiva. Sì, in effetti, insomma, la visita di Petra, intorno a luglio-agosto, insomma, più che impegnativa. Tornando alla mia personale esperienza, ripeto, sono state 6 ore molto intense e non sono riuscita a vedere tutto da vicino, perché comunque è tutto un sali e scendi, per dire, arrivare in un altro punto che senz'altro merita tantissimo, che è il monastero. E come scrivevo proprio oggi mentre postavo la foto scattata da lassù, vi aspetta una energica passeggiata, Ah, insomma, è fatta di quasi 750 gradini. però. Sì, molti turisti preferiscono andare su con l'asino perché c'è anche questo servizio. E quindi sì, è spettacolare, è davvero un sito archeologico che uno non si aspetta. Che uno non si aspetta. Fammi un Dimmi. attimo capire, no? Quindi, cioè, come funziona? Come si entra a Allora. Petra? Cioè, arrivo, vedo subito il tesoro, cioè, devo prendere un biglietto, com'è la strutturata la visita? Allora, la visita c'è il classico ingresso a tornelli, insomma, uno fa la fila, c'è un museo dedicato. Consigli di acquistarlo prima il biglietto o farlo direttamente lì? Allora, il biglietto è compreso, il costo del biglietto è compreso nel famoso Jordan Pass. E qui chiariamo alcune cose perché anch'io ho avuto difficoltà a capire che cos'è in realtà questo Jordan Pass. Il Jordan Pass è praticamente il visto per entrare in Giordania, perché ricordiamolo, per entrare in Giordania occorre il visto. Ovviamente, quindi Non vi è difficile il passaporto. passaporto, il Jordan Pass si fa online. Scusami, volevo solo Dimmi. ricordare che ovviamente per tutti i viaggi internazionali, per guardare cosa serve e non serve, consiglio sempre di andare sul sito del Ministero della Farnesina, viaggiarisicuri.it, perché ci sono sempre le informazioni ovviamente aggiornate sulla documentazione necessaria per poter visitare il paese. Assolutamente sì. Per cui, tornando al Jordan Pass, questo vi fungerà sia da visto vero e proprio, quindi l'atto amministrativo burocratico per entrare nel paese, ma vi funge anche da City Pass, o meglio, no? Sorta di carta turistica, diciamo. Assolutamente sì. E nel costo del Jordan Pass è compreso il prezzo per il biglietto per entrare a Petra di giorno, perché invece per entrare a Petra by night, cosiddetta, invece bisogna fare il biglietto lì sul loco e così. Di che cifre stiamo parlando? Allora, il costo per entrare a Petra di giorno sono 18-20 dinari che corrispondono all'incirca 23-24 euro. Prezzo più che Parliamo onesto, ovviamente, prezzo più che onesto per per quello il. che offre poi l'intera visita e l'esperienza, perché si tratta veramente di un'experience. Petra by night all'incirca siamo su quel costo lì, nonostante con Petra by night si arrivi solamente all'ingresso, quindi si arriva fino al treasury, Ok, perché quindi sono. comunque va illuminata con delle candele, quindi non possono chiaramente illuminare l'intero sito archeologico, insomma
Non stiamo parlando della passeggiata ai fori imperiali a Roma di notte, ecco, Sì, no, si arriva sono. fino, si fa tornando poi a come si entra Petra, superati i tornelli c'è una strada sterrata da percorrere e un canyon molto suggestivo, se vi ricordate alcune scene del film che prima citava Nadia, Indiana Jones e l'ultima crociata. Arrivati alla fine del Grand Canyon, in questo lungo canyon, si vede subito appunto il treasure, Penso la che facciata. l'emozione, no? Sì, Anche se l'hai belli, visto tantissime sì. volte in foto, penso che l'emozione di entrare e vedere il Dal tesoro. vivo, sì, esatto, no, esatto, è stato esattamente così. Sembra una frase fatta, però è un sogno che si realizza, nel senso una delle sette meraviglie del mondo contemporaneo, del mondo moderno, insomma. Sono arrivata a due, dopo il Colosseo ho visto anche Petra. Io ho visto Sono a Table due. Mountain in Sudafrica, che vogliono inserirla tipo come ottava. Ah, davvero? Sì, Non lo stanno sapevo, facendo non lo richiesta. sapevo. Ok. Ma ne parleremo magari in un altro episodio. E allora, quindi abbiamo parlato un attimo di Petra e di come funziona e di come poterla vedere la notte, che poi però per arrivare a Petra si deve aggiungere la città moderna di Petra, che Ma in è. realtà, se mi posso permettere con un paragone, prima ci ridevamo, insomma, è un po' la San Giovanni Rotondo, insomma, italiana, nel senso che in realtà, a parte tanti hotel, non offre nulla. Si va a Cioè, Petra solamente per il sito archeologico, assolutamente ovviamente. sì, se posso, visto che è di strada, nel senso che. Se non lo è, no, lo è di strada, bisogna fare una piccola deviazione di 10-12 km, c'è la piccola Petra. Giusto? Merita la sosta, anche perché con il Jordan Pass anche lì si ha l'ingresso già pagato, già compreso, quindi perché no? Quindi alla fine tutti chi entra in Giordania ha già quasi tanti ingressi già Molti, compresi. molti, molti, al Teatro Romano ad Amman, la cittadella di Amman, Gerash. Già compresa nel Jordan Pass. Ottimo. Passata Petra, però c'è un altro luogo che è ovviamente imperdibile in un viaggio in Giordania e anche lì è abbastanza curioso, cioè fare il bagno imperdibile nel Mar Morto. Beh, sì, anche questa è un'esperienza, insomma, è chiaro, Petra e Vadiram, lo stesso, insomma, anche Vadiram merita comunque una sosta, certo, io ho anche dormito, ho fatto anche l'esperienza del desert camp. Però ecco, anche solo faccio una piccola così parentesi su Bari e poi andiamo sul Mar Morto. Anche senza l'esperienza del pernotto nel deserto, comunque è chiaro che un'escursione di 3-4 ore in jeep con una guida esperta del luogo, un beduino, anche questa è un'esperienza imperdibile, immancabile. Risalendo e quindi nel mio caso risalendo il Mar Morto, sì, è stata anche questa un'esperienza simpatica. Quindi si galleggia sul Mar Morto. Sì, confermo, è anche agevolmente, nel senso che anche chi non sa nuotare si può sentire sicuro senza appunto braccioli o altre, Ciambelle. sì, altre cose, insomma. Assolutamente si galleggia e agevolmente ed è davvero, davvero tanto salata l'acqua, tanto, tanto, tanto. Che significa che l'acqua è salata, oltre al fatto che stai a galla? Significa che una volta usciti dall'acqua, magari rispetto a quanto noi siamo abituati, che magari sì, qualcuno va a farsi la doccia, qualcuno no, qualcuno preferisce prima asciugare il costume, no, oppure sdraiarsi, ma no, la faccio dopo, no, no, ragazzi, no, nel senso che non resistete, cioè non si resiste. Una volta usciti, bisogna assolutamente andare sotto la doccia di acqua dolce, anche perché. Basta una stupidaggine, cioè nel senso che magari con le mani, anche distrattamente, ci si passa vicino alla bocca, al naso, alle narici mamma mia, non sia mai Gli sugli occhi. occhi, è la fine. Io stavo in acqua. Quindi non si fa snorkeling, no, non si fa No, non, scuba. nemmeno no, non si fanno nemmeno tuffi. E, tra l'altro, così.
stavo in acqua e chiaramente può capitare che qualche goccia possa cadere o possa arrivare alle labbra, non è piacevole, un po' per il pizzicore, ma soprattutto perché è davvero davvero amara, cioè proprio davvero fastidiosa, una sensazione molto strana, Ma quindi tutte le simpatica. spiagge, cioè sul Mar Morto, tu mi dicevi, io esco, vado a farmi la doccia, quindi le docce le trovi dappertutto. Come funziona? Cioè, com'è? Me la devo immaginare come la spiaggia di Senigallia? Noi siamo marchigiane, quindi. Brenza. E dicevamo allora, no, no, allora funziona così: ci sono alcune spiagge libere, però non servite, non ci sono servizi. Tra l'altro, lì nelle spiagge libere non è consentito, perlomeno per la donna, il costume, il bikini, insomma, assolutamente no. Per, diciamo, invece accedere a spiagge più o meno servite o comunque dotate almeno di una doccia, si deve passare obbligatoriamente per la struttura ricettiva e quindi per gli hotel. Di solito sono catene importanti, si va dal Marriott, allo Sheraton, insomma, diverse Quindi situazioni più o l'accesso libero meno in spiaggia non no, c'è. no, chiaramente questo accesso ha un costo. Più o meno caro a seconda appunto da dove si vuol passare e scegliendo un resort diciamo medio, il costo di ingresso compreso, comprensivo poi anche del pranzo insomma all'interno della struttura si aggira intorno ai 50-60 dinari che corrispondono circa a 75-80 euro. È chiaro che io poi non conosco invece il costo di un'entrata tipo al Marriott, Di questo non lo lusso. conosco. Certo che detta così uno dice una giornata al mare 70 euro non è proprio accessibile. Sì, può sembrare così, in realtà nella mia esperienza ci stava tutto il costo. Ti dico e vi dico il perché. Innanzitutto, si entra in tutta sicurezza. Si parcheggia tranquillamente l'auto all'interno della struttura ricettiva, si viene accolti in un certo modo, si hanno degli spogliatoi perfettamente puliti, in cui ci si può cambiare in tutta tranquillità e lasciare le cose in tutta Certo. tranquillità, docce, si possono usufruire anche poi delle piscine, delle sdraio comunque del resort e poi attraverso una camminata, una passerella, insomma in legno, nel mio caso è stato così, si scende in spiaggia dove viene segnalato il livello sì, perché lì sei sotto il livello Ah, è del mare, vero, no? giusto. Quindi sì, no, questa cosa mi ha colpito perché c'è un cartello che ogni 5-6 metri ti segnala quanto Quanto stai sotto il livello ci terrestre. stai proprio sotto, come si Eh sì, dice. ci stai sotto, brava Nadia. E, tra l'altro, arrivati in spiaggia, la spiaggia è un minimo, insomma, servita. Considerate che io sono nata a febbraio, per cui le spiagge ancora non erano completamente attrezzate per la stagione. Nonostante questo, però, la Nonostante temperatura era da. temperatura, sì, io sono stata fortunata, meno a Petra. Invece, quando insomma, il giorno dopo ero sul Mar Morto, sono stata fortunata dal punto di vista delle temperature. E dopodiché, insomma, docce gratuite e poi il pranzo a buffet, un ricco pranzo a buffet, ecco, con una scelta gastronomica importante. Quindi quei 50-60 Ok. dinari, insomma, ci stavano tutti. Ma bisogna prenotare oppure posso andare lì e chiedere di poter entrare? Allora, noi non abbiamo prenotato, avevamo individuato la struttura che avesse un costo comunque non elevatissimo, però ecco, forse perché era metà febbraio, Diciamo che magari se si va in un però periodo. sì, forse conviene magari scrivere alla struttura, per non rischiare appunto, sono grandi queste strutture, non Non sono strutture piccole, le spiagge non sono, è cioè. gestione familiare. No, no, però ecco, magari ad aprile-maggio, dove magari la stagione è alta stagione in Giordania, magari è così, prenotare o comunque scrivere una mail alla struttura è consigliabile.
Sì, sempre perché poi dopo un'esperienza del genere, una volta che uno arriva lì, è bene poterla Sì, beh, sì, fare. ci sono diverse strutture. È chiaro che poi se uno trova tutto pieno in quella che si era in qualche modo prefissato anche a livello di budget, e poi ritrovarsi magari che l'unico posto disponibile per andare a galleggiare sul Mar Morto è entrare a boh, 150-200 euro, boh, sì. Potrebbe un pochino cambiare. Sì. Però, c'è una destinazione che invece è poco conosciuta. Abbiamo parlato ovviamente di Petra, del deserto, del Mar Morto, che è un po' uno nel momento in cui cerca di I organizzare classiconi, dalle così classiche tappe. imperdibili. Però c'è un altro luogo di cui mi parlavi prima, che invece è forse poco conosciuto, ma che invece è qualcosa di imperdibile, soprattutto per chi ama la storia e l'archeologia. Assolutamente, stiamo parlando di Gerash, Dove si a trova? Un attimo, nord di Amman. ci si può arrivare in giornata? Tu l'hai fatto in giornata? Assolutamente sì, un'ora di strada per arrivare. La visita, diciamo, richiede un 3 ore e è davvero una meta che sta, secondo me, sempre di più conquistando un posto nella top 5 delle cose da vedere in Giordania, davvero. È chiamata anche la Pompei d'Oriente. Ed è il sito romano meglio conservato al mondo, lontano da Roma. Quindi Sì, io vi ricordiamo dico, che. andate sul profilo di Eleonora perché io ho visto le foto e anche le stories ed è veramente un qualcosa di emozionante. Emozionante, davvero. Io chiaramente avevo, come abbiamo già detto, un po' studiato e quindi avevo questa voglia di vedere poi dal vivo la famosa piazza ovale che a tutt'oggi è uno dei più alti esempi di architettura urbana romana. Questa piazza ovale con queste colonne e capitelli ovunque, cioè voi appena d'occhio colonne e capitelli, un teatro romano, una vera e propria Gerasa, la città colonia romana. E io mentre percorrevo il Cardo. Perché lì è davvero ancora intatto, cioè lo stato di conservazione è pazzesco, davvero. E stupefacente, uno non può credere che in realtà è così. E è ancora ben percettibile, no? La classica progettazione urbanistica romana, no? Del Cardo, del Decumano, queste vie perpendicolari a X. E mentre percorrevo il Cardo, che è davvero insomma imponente. Ho avuto dei brividi che raramente ho avuto, se non mi ricordo a Micene mentre attraversavo la Porta dei Leoni o all'Acropoli ad Atene. Davvero, non fatevi, sfuggire questa meta. Se avete veramente anche una mezza giornata, andate perché Amman è davvero vicina e, come ricordavo prima, se avete, lo avete, il Jordan Pass, non pagate nulla per entrare a Quindi è Gerash. veramente, No, è da fare, è da cioè, è fare. impossibile da perdere. Quindi tu a chi consiglieresti il viaggio in Giordania? Cioè, un viaggio che si può fare anche da soli, un viaggio fai da te, com'è? Perché comunque stiamo sempre parlando di un paese non europeo, non occidentale, quindi ci sono delle difficoltà, la sicurezza, com'è? Certo, allora fai da te sì, nel senso che non necessariamente non me ne vogliano i miei amici tour operator o agenzie, si può costruire, farsi da sé, sia l'itinerario e tutto. All'inizio volevo partire da sola, mi è capitato di viaggiare da sola, però a posteriori, col senno di poi, devo dire che per una donna soprattutto la Giordania forse ancora, È complessa, diciamo, non è beh, impossibile. non è impossibile perché conosciamo persone, ragazze, donne che sono partite da sole, quindi non è impossibile, ma è un po' più complicata perché comunque è un viaggio on the road. Soprattutto nel deserto, comunque bisogna Affidarsi a una sì, guida, affidarsi a una guida non esperta, e sì. quindi sì, è un po' più complicato, fattibile ma più complicato.
Per il resto, è un paese dove io non ho avuto una percezione di insicurezza, devo dire assolutamente. Beh, sempre ovviamente come quando si viaggia con le dovute Chiaro. accortezze e precauzioni, ma questo ovviamente lo si fa anche quando si esce di casa e in Europa, ma anche all'altra parte del mondo. Questo lo ricordiamo Beh, ovviamente. certo, insomma, le regole base per stare un po' attenti quando si viaggia, ma ripeto, un paese del Medio Oriente che sicuramente merita e non va discriminato per l'aspetto sicurezza, assolutamente no. Ok, diciamo che abbiamo un po' affrontato tutte le varie, alcuni aspetti, perché ovviamente tutti non li abbiamo affrontati. Se volete chiedere qualche domanda a Eleonora, potete mandargli un direct Perché no? su Instagram, penso che sarà lieta anche di darvi informazioni per l'organizzazione. Adesso c'è la fatidica domanda che faccio un po' a tutti i viaggiatori, a tutte le viaggiatrici che passano per questo blog. Che cos'è che non manca mai nella tua valigia di viaggiatrice? Che so che non essere proprio piccolina. No, allora Il bagaglio a diciamo mano è un po' difficoltoso per me il bagaglio a per mano è sì, è difficile nel senso, però questa volta essendo una settimana, la vacanza è stata di una settimana e ripeto, con diverse situazioni climatiche, per me lì era veramente impossibile partire con il bagaglio a mano, ma al di là di questo, essendo un Instagram addicted. Non può mancare, come posso dire, un accessorio che possa rendere la foto Instagram Puoi dirlo, più attrattiva, instagrammabile. Instagrammabile, anche attivante. Quindi può essere, no, non sempre la stessa cosa, nel senso, no? Può essere un cappello di paglia, può essere una sciarpa, può essere un dettaglio colorato, qualcosa che nella foto possa spiccare in qualche modo ed essere appunto Instagrammabile. Questa volta non l'ho portato in valigia questo accessorio, ma l'ho acquistato sul luogo che è la Kefia, Che penso quindi sia stata anche utile perché ho visto che l'hai utile, utilizzata. l'ho utilizzata, tra l'altro anche nel deserto non c'era il sole, ahimè, però per evitare che La la sabbia. sabbia si impossessasse di tutti i capelli e cuoio capelluto perché entrava davvero dappertutto. E sì, è stato anche divertente, insomma, chiedere poi ai beduini del posto di legarlo in un certo modo perché loro con una facilità e Un po' agilità. come il nodo alla cravatta, parli, Per, per sì, un sì, manager. sì, sì, esatto, sì, per, esatto, esattamente così, con la stessa facilità, occhi chiusi. Grazie Allora, no, io ti ringrazio per essere stata qui. a te. Vedi che è andata alla È fine. andata. Possiamo farne altre perché ovviamente di viaggi non ne ha fatti tanti e potremmo riraccontarli in altri No? episodi. Perché no? Allora, io ti ringrazio per essere stata nostra Grazie a te. ospite. Ricordo che potete vedere le sue foto e anche i suoi viaggi nel suo profilo Instagram, che è Eloanto77, scusami. E anche il suo hashtag di riferimento che è Elotop, questo lo vogliamo ricordare. Potete appunto scriverle in direct o mandarle dei messaggi per chiederle informazioni sulla Giordania. Non ti chiederò qual è il tuo prossimo viaggio, forse sì, perché so che ne hai tanti nel cassetto, un cassetto strapieno di. Sì, sì, vabbè, uno in particolare, ho già la guida acquistata da tempo, adesso vediamo se riuscirò a realizzare un Vediamo altro sogno. se si può riandare verso l'Oriente, vero? Assolutamente sì. E io ti ringrazio per essere stata con noi e a tutti quanti voi do l'appuntamento al prossimo episodio del nostro travel podcast Racconti di viaggio e buon viaggio e alla prossima puntata. Ciao a tutti.